Che cosa? In questo video vi farò vedere una strada con tre diversi limiti di velocità. E non mancano buche e fondo stradale sconnesso, come si vede in queste immagini. Dove? Sono a Modena e questa è la tangenziale che collega Modena a Sassuolo. Perché? La tangenziale ha ben tre diversi enti di competenza, come il Comune di Modena, la Provincia di Modena e ANAS. Il quarto ente di competenza dovrebbe essere il Comune di Sassuolo per il tratto finale che porta proprio al Comune del Distretto Ceramico. Adesso mi trovo sul tratto gestito dal Comune di Modena e il limite di velocità in questo punto è di 70 km orari. In questo punto inizia il tratto di competenza dell'ANAS e finisce quello del Comune di Modena. Il limite sale da 70 km orari a 90 km orari. Proprio in questo punto invece finisce la gestione dell'ANAS e inizia quella della provincia di Modena. Il limite sale da 90 a 110 km orari come indica il cartello stradale. Qui finisce la competenza della provincia, la velocità qui è di 70 km orari. Una situazione dovuta a un intreccio di enti e burocrazia su un breve tratto stradale e che rende difficile anche la manutenzione in modo programmato per soli 15 km. Infatti ogni ente ripara la strada nel tratto di sua competenza e non mancano buche e fondo stradale sconnesso, come si vede in queste immagini.